Terminiamo lo studio almeno di come si disegnano le iperboli, introducendo il concetto di fuoco, perché qui il concetto di fuoco sarà molto importante. Ho una bella notizia per voi. Allora, vi ricordate che nell'ellissi il fuoco, cioè il modo per trovarci era diverso, no? Perché dipendeva chi era più grande tra i B. In questo caso, invece, i fuochi, o meglio, la semidistanza focale è più grande sia di A sia di B. Allora, questa cosa si può capire perché immaginando, se uno si ricorda la parabola, i fuochi, quelli che disegnerò in blu, ha senso che i fuochi stiano qua e qua. Che proprietà hanno i fuochi sempre? Che se arriva una luce o un suono parallelo, in questo caso all'asse delle X, tutti convergono verso il fuoco, che infatti focalizza ciò che arriva in modo parallelo all'asse delle X, sia di qua sia dall'altra parte. Però vedete che C, attenzione, essendo la semidistanza focale, è la distanza che c'è tra qui fino a qua. Questo è C. Mentre A cos'era? Era solo la distanza tra il vertice, tra il vertice e l'origine. Quindi vedete che A è più piccolino. E C è più grande. E qui è la stessa identica cosa. Perché C dove sta? Starà qui, quindi questo sarà C, e sarà anche più in giù. Quindi questa la chiameremo semidistanza focale. Quindi i fuochi stanno, questa volta si potrebbe dire, fuori, mentre nelle ellissi stavano dentro. Allora, stando fuori, che relazione c'è tra C quadro, A quadro e B quadro? Cioè, visto che C è il più grande di tutti, quale sarà la relazione? Molto semplice. C quadro sarà A alla seconda più B alla seconda, il più grande di due. Sì, per tutti e due i casi. Questa è una relazione molto importante ed è, vi dico, bella perché vale per tutti e due i casi. Quindi le iperboli riferite agli asintoti hanno lo stesso modo per trovare gli asintoti, che è più o meno B per X, più o meno B su A per X, e anche lo stesso modo per trovare i fuochi. Dimmi? Perché a quel punto dall'origine al fuoco? C è la distanza che c'è dall'origine ai fuochi, ma come nelle ellissi. I fuochi non sono esterni? I fuochi sono esterni. Ah, perché lì sì, sì, sì. Quindi C è più grande di A, però ragazzi c'è una cosa di differenza, c'è una cosa che le differenzia, quella sinistra da quella destra. Qui i fuochi stanno sull'asse X. Qui i fuochi stanno sull'asse delle Y. Adesso facciamo un esercizio, perché praticamente le cose da sapere sono già finite. Vabbè, ovviamente avendo i fuochi possiamo sempre trovare che cosa? Avendo C, l'eccentricità. Allora, l'eccentricità. In un caso cosa vale secondo voi? Vale C diviso A, mentre in un caso sarà C diviso B, come nell'ellisse. Però Matteo dice, però visto che l'ellisse aveva l'eccentricità 0 e 1, qui succederà qualcosa di diverso, e infatti succede. C è più grande di A, quindi l'eccentricità verrà più grande di 1. Nelle iperboli l'eccentricità va da 1 fino a più infinito. È maggiore di 1, sia in questo caso che in questo caso. Dove 1 è 1? È maggiore di 1. Vi ricordo che per la circonferenza l'eccentricità faceva 0.
Poi pian piano si assottigliava diventando 1 e poi esplodeva, ok? Quindi un segmento. Quindi a 1 abbiamo, immagina, sì, praticamente un'ellisse schiacciatissima. E poi dopo l'ellisse compare magicamente un'iperbole che ha un'eccentricità maggiore di 1, perché sostanzialmente il fuoco è uscito. Prima era dentro, quindi l'eccentricità minore di 1, poi è uscito. Ma però maggiore o maggiore o uguale? È maggiore, perché comunque il fuoco essendo fuori non può stare su A, deve stare un pochino in là, quindi maggiore di 1. Con questo abbiamo finito. Allora, ovviamente vi dico una cosa interessante dal punto di vista fisico. Dimmi. Da 1 a infinito l'eccentricità. Perché, e questo è importante, con la circonferenza abbiamo l'eccentricità nulla. Poi abbiamo l'ellisse con eccentricità compreso tra 0 e 1. Sopra 1 abbiamo un andamento iperbolico. Questa cosa qui, ragazzi, è importantissima nello studio dei pianeti. Importantissima. Perché? Vi dice se le orbite sono chiuse o sono aperte. Cioè, i corpi che hanno eccentricità uguale a zero non esistono perché sono solo teorici. Tutti i pianeti hanno un'orbita ellittica e sono tutti sistemi chiusi. Cioè, la Terra girerà per sempre attorno al Sole. Questa è una separazione, ok? Tra le orbite chiuse, che hanno un'energia totale negativa, mentre, e quindi sono c'è un'energia di legame, sono obbligate a girarci attorno, mentre, come ad esempio gli elettroni attorno agli atomi, stessa cosa, mentre qui abbiamo i sistemi a energia positiva. E quindi girano a vuoto. Quindi la cometa, ad esempio, una cometa potrebbe compiere un moto iperbolico se passa attraverso il Sole. Ma quelle comete che non girano, che praticamente vedono il Sole solo una volta nella loro vita, perché partono da un asintoto lontanissimo, ok? Quindi sono lontanissime, poi fate finta, magari il Sole è qua, magari in uno dei fuochi, e poi risentono, ma poi la cometa si allontanerà sull'asintoto per sempre. E se trova un altro sole? E se trova un altro sole, non lo stesso, potrebbe compiere un altro moto iperbolico. Ma sullo stesso sole no. Quindi questo separa appunto i corpi a orbite chiuse e i corpi a orbite aperte. I satelliti quindi compiono o moti ellittici attorno a un sole o moti iperbolici. Quindi non sono stupidate quelle che vi sto raccontando, sono cose interessanti e importanti.